Mira que dejaron una patineta. Therapy, loco. Joder, es mío. ¿En serio? Vi presento El Tablón. Il tavolone in italiano, però è El Tablón, così dovete chiamarlo. È la tavola di Jano. Il mio amico, sì, guardate, qui in alto a destra potete andarlo a conoscere. Lo cliccate qui e c'è una playlist dedicata solo a lui. El Tablón, 1,60 m di pura stabilità, fino ad oggi. Perché montava su dei caliber, quindi reverse kimping, track tipici da longboard. Visto che è pazzo? Sì. Falta di grip, se gli ha preso. Dunque, cosa è successo oggi? Oggi, che poi oggi era l'anno scorso praticamente. Abbiamo montato fra i caliber e questi 7 strati di legno un adattatore waterborne. E così facendo abbiamo conferito i magici poteri del pumping anche ad una tavola così lunga. Perché sapete, più è lungo il wheelbase, meno gira la tavola. Però sono interessanti. Si tratta di tavoloni che forse conoscete dai tempi delle handboard, in cui si è introdotto questo concetto che si poteva dare un po' la sensazione del surf lungo sulla terra, adesso che abbiamo dei track comunque che girano di più rispetto ai track che magari c'erano negli anni 80. Ah già, chiaro, perché le cose da raccontarvi sono troppe. E il Tablón non è che se l'è comprato Cano, l'ha fatto, lui è un falegname e si fa le sue tavole. Però ha questo viziaccio di non gli piace il grip tape. Dice, è troppo facile con il grip tape, quindi quando sto con lui e scheto le sue tavole tutte senza grip tape. Certo, questa sensazione che se fossi scalzo ricorderebbe molto di più la tavola da surf. Ma se te ne dimentichi e lasci che la tavola inclini oltre un certo punto, non c'è proprio storia. Se le scarpe scivoli via. Da un altro punto di vista, questo si potrebbe vedere come un ulteriore incentivo a controllare i propri movimenti sul surf. Perché in acqua la tavola ovviamente non ti perdona se la inclini così tanto senza avere una velocità adeguata. Questo è un po' il concetto appunto dietro a tavole piatte senza grip tape. Scrivetemi pure nei commenti cosa ne pensate, soprattutto se avete esperienza su una vera tavola da surf. Per alcuni di voi questa tavola non è nuova, l'avrete vista su Instagram, su qualche clip, è da un bel po' che ci lavoriamo sopra. Però poi finalmente un bel giorno abbiamo pensato, ma se noi mettessimo i Major Arc sotto di lui? Avevo infatti fatto questa tavola da 1,10 m questa volta con i Major Arc sotto e mi ero trovato veramente da Dio, scoprendo che con l'utilizzo di riser sotto una top mount di fatto anche i Major Arc ricordavano moltissimo le sensazioni del surf skate. Ma la mia idea era, andiamo su una tavola lunghissima e regaliamo stabilità a questo tipo di tavola. La mia idea era appunto di mettere solo i Major Arc sotto la tavola da 1,60 m per amplificare la stabilità che io già avevo con la tavola da 1,10 m. Esperimento sul sicuro, abbastanza infallibile. Sapevo già infatti come si comportavano i Major Arc sotto una tavola molto lunga. Di fatto, con la possibilità che tu avevi di spostarti in avanti o indietro, potevi andare a recuperare la sensazione di slide nelle ruote posteriori o lasciarlo terribilmente stabile andando sul davanti. Avevi di fatto una macchina da long distance pumping incredibile che con uno schiocco di dita, o più che altro diciamo con un passetto all'indietro, poteva diventare un vero e proprio surf d'asfalto. Si separa. Che separa lì? Prueba con esta. Pasa a esta, fíjate. Vas a sentir un cambiazo. Empieza en plano, así te... ¡Dai!
fatto la testa? Oh, stai bene? Oh, ostia! Mettelo! Perfetto, listo, puoi spatinare. Dalle. Espera. Aquí estaba. Aquí se te metió. Se lo llevo, ¿eh? Cambio. Última vez en waterborne con caliper. No more. No va a pasar nunca más eso. Porque vas a morir. Porque lo vamos a cambiar. Chi se lo ricorda Edoardo? Ma sì, mi voglio rovinare. Cliccate in alto a destra, playlist dedicata solo ad Edoardo. Ma no, che differenza hai? Scusa. Ho esplicato una merda. ¿Prefieres? Bueno, esta, por alguna razón, pero más sur. Y con esta puedo cruzar mejor. No. Bien. Es mi primer día. Adesso scambiamo i track fra una tavola e l'altra, così vediamo come si comportano questi Majorar, che su questa tavola da 1,10 m a me fanno impazzire. Mi ci trovo da Dio, veramente. È molto più pompabile che sulla Drop True, che è quella fatta per questi track, è la migliore in assoluto perché puoi pushare eccetera facile, ma con questi, essendo più alta e più lunga, si può pompare davvero bene. Sto in salita per esempio adesso, solo bisogna trovargli la tecnica, stare indietro quando vai più piano e in avanti quando vai più veloce. ¡De puta madre! Solo muy lento. Bueno, volvemos a hacerlo. Le llaman el cortalíneas. Questo invece è il Cirimoia. Così la chiama Hano, un'altra tavolozza fabbricata da lui. Le tavole le fa o giganti o piccolissime. Qui non è che non ci sia concave, c'è quello che io definisco l'anti-concave. È bombato, praticamente ti sputa via dalla tavola. E diciamo che sì, dopo che pratichi su questo, qualsiasi altra tavola ti sembra facilissimo. Rendersi la vita difficile fa sembrare poi tutto il resto molto molto facile. Quindi sì, un'utilità ce l'ha vero. Perfetto! Cirimoia, l'ho cercato adesso, è una frutta tropicale. Ho aperto Wikipedia in inglese e mi dice fruit bearing tree. Mi si illuminano gli occhi, fruit bearing come i cuscinetti. La frutta dei cuscinetti, poi scopro che fruit bearing in inglese significa albero fruttifero. Quindi sono tutti fruit bearing. Quindi se noi facciamo le tavole da un fruit bearing, che poi sarebbe strano perché sono proprio gli alberi da cui non fai le tavole, e poi questo cirimoia non credo che sia stato fatto da un albero di cirimoia, però l'universo sta cercando di dirci qualcosa. Comprate i cuscinetti ceramici di Skate Therapy, clic in alto a destra. Codice sconto in descrizione. Andiamo a sostituire questi track che hanno l'adattatore Surf Skate Waterborne con gli altri. Non te metto, sai, non vado a parlarti, te metto, sai, essere il tonto. Dale, por favor. Non c'è nada. Solamente estoy viendo che stai copiando. Bueno, entonces tú vas a destornillar. ¿Qué? Edoardo, voluntario, para destornillar esos tracks. Edoardo. Ya
dejarme el mío aquí atrás, tranquilo. No, ven acá, ven. No, Alberto, yo ven, no toma, toma. Síguelo, síguelo, dale, síguelo. Aplácalo. Bueno, entonces ahora Edo le pegará una hostia y nos vamos a hacer unos 30 euros normalmente. Se fue detrás del tío al lado. L'idea è di mettere il Major Arc sotto questa tavola, però prima facciamo quella che io definisco un po' una cazzata, però interessante, di mettere il Major Arc sotto l'adattatore Waterborne. Claro, para más giro. Más giro. Il Major Arc tiene un giro guay. Pero Waterborne tiene mucho más giro lateral. Sí, es... Ese pivote más lateral y este lateral puede ser súper loco. Quizás sí que descubrimos algo increíble. Cuando tú metes un track que gira troppo sul posteriore, como surf skate perdi un po' di sensazione. Infatti, montando qua solo il Major Arc si avrebbe una tavola un po' più fatta per ballarci sopra, che tipo surf skate, però pompabilissima. Quindi adesso cambiamo solo questo qua. Che non c'è bisogno perché Waterborne gira già un casino, però facciamo sta prova, sicuramente è divertente. Tocca con il dedo. Sì, ya lo sé, sta rebajado ahí. Entonces solo hay que... Pero cómo lo metes desde aquí ahora, tío, sin... Ah, vale, vale, sí que entro, joder. Está. Major. Here we go. ¿No? Así tiene que estar. ¿Así? ¿Entra o no entra? No entra una mierda eso. Este mejor. Surf skater ahí esperándolo. ¡Oh, oh! ¡Estamos jodidos! ¿Por qué? No, hay otra llave para eso. No. Hay otra. Es que no, es que ese no es el tornillo. Hay de todo. Mira, no. Aquí, mira aquí otra. No, no, no hay otra llave. Había, estaba la llave esta, la título. Y esta también. Pero no. Todas funcionan para la turca. No. Estamos jodidos, no se puede. Es que no sabía que teníamos que hacer eso. Entonces, con su don de gente, Ano. Mascarilla. Va a encontrar una llave. No tenemos mascarilla, hay que fabricar una. Problema, siccome l'idea di mettere il Major Arc qua sotto, a parte che... Già no, paralo, total non si può, non va a funzionare. No, purtroppo l'unica forma di mettere il Major Arc sotto il Waterborne sarebbe limare per bene il Waterborne, perché qua non c'è abbastanza spazio. Oh, a chi non è spazio, se va a joder tutto l'eje, se va a raspar tutto, va a essere una merda, va a girar male. E tu pensa che ora non lo abbiamo apretato, quando lo apretiamo bene. Ah, in una forma hai, con un riser. Esatto. Con un riser? Pa, abbiamo riser. Non c'è problema, avrei chiamato il Toro Skate. Pa. Entonces, con lo riser vamos a solucionar. Però tenemos que encontrar una llave che entre aquí. Con una mano, pro, A ver. Esta debería... Let's do this. Siempre hay que venir con una de esas cosas. Ok, abbiamo recuperato delle chiavi per viti giganti, però... Bueno, hacemos a lo braille. ¿Le metemos solo dos? Sí, sí, y hay que meter el riser. Con la llave inglesa de... Vale publicidad. Hardworks. Fuente de alimentación para tatuadores. Van a encontrar muchos clientes con ese vídeo. Bueno, por fin lo hemos conseguido. ¿Cómo gira eso? Parece mucho más estable.
Este está... ¿Esta qué es? ¿La música de los Rugrats? Esta frenada, tío, hay que explicar por qué pasa. La trasera se frena. Hay que entonces frenar. No quiero decirte por qué, porque hay alguien hizo lo bueno, hizo como el culo. ¿Sí? ¿Está tomando Wilbur? Sí, dale la vuelta, te muestro. Pero se ve, porque hay una marca. Tú fíjate que ahora nunca muerde, ¿no? Mira, nunca muerde. Yo creo que los mayorar te van a respetar tus Wilburs. O sea, se va a quedar aquí la rueda. Pues vamos a investigarlo ya mismo, porque sería interesantísimo ver qué lo haces. Entonces te comencemos a meterle grip, ¿no? Dale, dale, guagua. Pish. Pish. Ahora sí. Ahora sí, man. Mira, mira que... Así. Sí, buen giro, buen giro. Así es que tenía que cruzar allá cuando recuerdas. Y nada de wheelbite, ¿eh? Perfecto. Está de puta madre. Tenemos un proto, aquí un prototipo. Bicho con Está dale, de mano. Se va así todo. Da ganas de patinar. Enséñame eso, enséñame eso. Que sí. Necesitamos grip. Se va así. Cómo irá. Te va para atrás y todo. ¿Cómo es? Es más estable para atrás, porque normalmente el waterboard... Así a la de clac, clac, clac. El waterboard no suele ser estable para atrás, pero... Ahora tienes waterboard estabilizado con Major Arc. Waterboard estabilizado con Major, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Tus ejes inclinaban mucho. Quiero probar. Claro, pero si es que fue la puta primera prueba que hicimos y nunca más mejoramos. Eso tiene que dar vergüenza, la verdad. A mí me la da. Hace no un año, pero menos. O sea, ¿cuándo hicimos la tabla grande? En septiembre o en agosto, en octubre. Esa es la culpa del coronavirus. Ya, no, se tenía que haber mejorado rápido ese primer día. No sé por qué se dejó ahí. Mira, yo eso con el antes y loco hacía eso. Tiene una estabilidad que nada que ver, La caratteristica dei Major Arc è infatti quella di darti tantissimo giro senza perdere però stabilità. In quanto non è l'intero asse ad inclinarsi, ma sono solo le ruote, di modo che la larghezza dei crack resta sempre la stessa. Ci state capendo qualcosa? Non destrosse il coche, sì? Una spruzzatina di antiscivolo per rendere la tavola meno scivolosa, ma non troppo. Non vogliamo esagerare qua. E fra qualche ora ricominciamo a sperimentare. Dunque la tavola non ne guadagnava solo in giro, ma anche in stabilità. Mantenendo al contempo quel vantaggio che avevo già scoperto da prima, che cambiando la posizione che tu hai sulla tavola riuscivi ad ottenere uno slide molto facile sul track posteriore. Si tratta infatti, avendo il Major Arc dietro, di avere il track posteriore che gira di più tra tutti quelli che esistono in circolazione e al contempo di non dover mettere dei riser esagerati nonostante questa combinazione tra adattatore e track da surfskate che resta comunque ad un'altezza normale. Quindi andiamo ad elencare i pro. La tavola è più stabile, gira di più e non è così alta come lo sarebbe se sotto l'adattatore di waterboard mettessimo veramente un altro track da surfskate. Perché sotto l'adattatore waterboard stiamo mettendo i track che girano di più in proporzione all'inclinazione che richiedono alla tavola. Bueno, vas a ver.
questa non è che la punta dell'iceberg. Potremmo già parlare di una parte 2 di questo video, col materiale girato appena il giorno successivo. Se avete un po' di nostalgia dei miei vecchi video con le uscite in skate con gli amici, oltre ad essere iscritti, perché so che già lo siete, ricordatevi di cliccare sulla campanella qua in basso per essere sicuri che YouTube vi avvisi dell'uscita del nuovo video.